Quello che vedete in sovraimpressione è Giacomo Alessandro Fangano, che insieme a Vanessa Viscogliosi è il fondatore del progetto Thrive Art. Con lui riprendiamo il filo di un discorso aperto qualche settimana fa con Malivail sulle idee che vengono a chi lavora in ambito culturale per creare una connessione col mercato e quindi rendere sostenibili anche economicamente i propri progetti. Per prima cosa ringrazio Alessandro per essere con noi Grazie e a per te. seconda, cosa intanto gli chiedo di spiegarci un po' cos'è Tribart e quali sono le origini da cui parte il ragionamento che faremo oggi. Sì, è un progetto che è nato nel 99, quindi è stato fra i primi portali in Italia a occuparsi di arti visive. È nato a Roma su iniziativa di Vanessa Viscogliosi e solo successivamente, poi circa nel 2001, la redazione si è trasferita fisicamente qui in Sicilia, in particolare a Catania. Diciamo che il respiro che ha avuto fin dalla nascita è stato quello di un contenitore, soprattutto di eventi che avevano difficilmente spazio nei media mainstream tradizionali, per cui abbiamo provato a dare informazione e visibilità anche a piccoli eventi o a piccole realtà che hanno appunto difficoltà a mostrarsi. Poi nel 2003 abbiamo scelto di fare quel percorso inverso rispetto a quello che si faceva tradizionalmente, per cui abbiamo in qualche modo scelto di affiancare alla versione online anche una versione cartacea che abbiamo portato avanti per circa 10 anni e che abbiamo sospeso lo scorso anno. Quindi abbiamo affiancato a un'edizione nazionale online un'edizione prettamente siciliana in versione cartacea. Proprio io vi ho imparati a conoscere proprio in questo momento difficile in cui dovevate decidere che cosa fare dell'edizione cartacea. E in quell'occasione, grazie a molti artisti siciliani, avevate organizzato una mostra vendita, una fiera mostra vendita di opere di artisti siciliani per finanziare, autofinanziare il vostro progetto. Da questo si deduce che comunque il rapporto con le persone di cui parlate è molto stretto e in qualche modo mi sembra di vedere una continuità da quello che è stato con quell'evento con il progetto La Tienda. Vuoi un po' approfondire questo punto e arrivare a spiegare che cos'è La Tienda? Sì, devo dire che effettivamente hai colto molto bene nel segno facendo questo riferimento. Infatti noi lo scorso mese di marzo, proprio anche per il trend che c'è di problemi sull'editoria, soprattutto dei cartacei, ci siamo posti un problema, appunto quello se avesse ancora un senso proseguire con la stampa del cartaceo, con quello che deriva dai costi, con i problemi che ci sono, pubblicitaria, o se invece non fosse opportuno concentrarci maggiormente sull'online. Devo dire che quando abbiamo annunciato con un breve messaggio, come si usa oggi, la sospensione intanto del cartaceo, in circa 10 giorni oltre 100 artisti si sono mobilitati, hanno messo a disposizione la propria opera per una grande mostra che si è realizzata qui a Catania a sostegno delle nostre iniziative. Questo ci ha permesso intanto di continuare a stampare per alcuni mesi e di valutare proprio in quella fase di, tra virgolette, messa in soffitta dell'edizione cartacea anche delle soluzioni alternative. E il rapporto che noi abbiamo costruito con gli artisti in questi anni, in questo è stato fondamentale perché tantissimi artisti appunto si sono messi a disposizione e un buon numero di questi artisti è stato quello. Lo spirito che ci hanno dato è stato quello che ci ha fatto pensare anche percorsi alternativi. Da qui la tienda, c'è l'idea di sposare l'editoria, le cose che noi abbiamo sempre amato fare parallelamente al progetto informativo, anche con gli artisti e in particolare quelli siciliani. Abbiamo E chiesto quindi sì. ad alcuni di loro di immaginare qualcosa di proprio che potesse andare bene per quel progetto che noi stavamo mettendo in cantiere, e in particolare Vanessa Viscogliosi, che è la direttrice artistica del progetto La Tienda, ha chiesto ad alcuni artisti con cui abbiamo anche un'affinità emozionale, un'affinità elettiva, come si dice, di darci delle opere che sono diventate poi i primi prodotti della tienda. E quindi sono diventati dei taccuini, delle spille, delle stampe,
delle riproduzioni in attesa poi di quello che noi abbiamo immaginato come percorso appunto della tienda, che sono quattro diramazioni fondamentali: la linea, la collezione, la micro e la macro, puntando appunto con la collezione anche su opere uniche, perché appunto gli artisti hanno difficoltà a mostrarsi sul mercato, c'è una crisi anche delle gallerie e delle case d'aste. Quindi crediamo che il nostro ruolo di informazione possa fare anche un passo ulteriore proponendo questi artisti. Poi con la micro e la macro invece punteremo sulla piccola editoria, quindi quella di piccolo formato, e con la macro su quella di grande formato. E come due domande. La prima riguarda i costi di un progetto del genere e come fate a, diciamo, restare in pari con prodotti di qualità, perché sono progetti d'arte che diventano prodotti, e nello stesso tempo però la vendita avviene online. Quindi, se vuoi un po' spiegarci com'è la sostenibilità economica del progetto, e poi ti faccio la seconda domanda. Noi abbiamo proseguito con quella filosofia che già ci aveva visti scegliere per esempio una carta riciclata per stampare 3 barre cartaceo. Quindi in questo caso abbiamo valutato con dei fornitori locali, perché una delle cose che abbiamo scelto è proprio quella di utilizzare soprattutto fornitori locali, oltre che artisti siciliani, stato quello di valutare dei prodotti che avessero un impatto minimo. Per cui abbiamo cominciato, per esempio, a cercare delle carte particolari che fossero sì carte sostenibili, riciclate, eccetera, ma che avessero anche proprio un impatto importante sul mondo. E questo l'abbiamo fatto scegliendo, ad esempio, una carta di alghe che viene fatta con le alghe raccolte nelle lagune italiane. Quindi, oltre alla pulitura delle lagune, in questo caso, vengono sbiancate con prodotti non chimici. E anche nella scelta della stampa abbiamo scelto una stampa fatta con biomasse vegetali, per cui nulla di chimico. Questo significa che, come dico spesso, in qualche modo sono quasi commestibili i prodotti. Questo cosa significa però rispetto magari a una stampa tradizionale su una carta appunto di quelle che provengono dalle foreste normalmente, che anche il costo è più alto. Però noi stiamo provando a mantenere un prezzo basso. Per cui parliamo di un taccuino di 200 pagine di questo tipo di carta di alghe a 10 euro, però nonostante questo facciamo in modo che ci sia una percentuale con delle royalty che vanno agli artisti e ovviamente essendo non un'azienda no profit, ma siamo una cooperativa che deve fare degli utili perché appunto ha dei soci, proviamo comunque nella distribuzione capillare dei prodotti anche offline, nella partecipazione agli eventi, nell'organizzazione di eventi, eccetera, di dare una sostenibilità al progetto. Per cui l'online è solo una parte del progetto con la vendita, perché il resto si fa direttamente, ad esempio, nelle presentazioni di eventi, nei vernissaggi, nelle inaugurazioni, nelle presentazioni editoriali, perché dove possiamo, siamo noi presenti fisicamente con i prodotti. O sono in bookshop che sono collegati a noi, con cui abbiamo dei rapporti, che vendono i nostri prodotti per ora in tutta la Sicilia. Speriamo poi di poterli anche distribuire fuori dalla Sicilia. Quindi sostanzialmente, per chiudere questo aspetto più tecnico, che però è uno dei fattori di interesse rispetto al vostro progetto, voi avete costituito una cooperativa come Tribalt, e di questa cooperativa fanno parte diversi progetti, e in questo modo riuscite a vivere di Tribalt in qualche modo e a Sì. far vivere altri del vostro lavoro. Sì, devo Si dire può. che l'idea della cooperativa è nata proprio nel 2003 quando abbiamo scelto di fare il cartaceo, perché in qualche modo credo che quello sia stato il momento nel quale ci siamo resi conto che dovevamo professionalizzare ciò che avevamo fatto precedentemente col progetto solo online di Tribnet. Perciò in questi anni noi come cooperativa ci siamo occupati di editoria, abbiamo fatto informazioni, uffici stampa, grafica editoriale, grafica, organizzazione di eventi, eccetera. E tutte queste attività legate fra loro ci hanno permesso di sopravvivere anche in momenti di crisi come quelli che abbiamo attraversato e che continuiamo ad attraversare. E credo che sia questa sinergia, questo collegamento
simbiotico fra tutte le attività della cooperativa che ci ha permesso ancora oggi di restare sul mercato e di immaginare anche oggi ancora prodotti diversi, soluzioni diverse da affiancare a quella che è l'attività che credo sia quella del cuore, poi quella principale, quella da cui siamo nati, che è l'informazione online, che non vogliamo abbandonare, ma che oggi con i tempi che corrono abbiamo capito che ha bisogno di supporti esterni. Quante persone fanno parte del progetto complessivo, cioè della Cooperativa è cooperativa? formata da 3 persone e poi ci sono dei colleghi giornalisti esterni che scrivono dei pezzi per noi.